Cari fratelli e sorelle, 3 giorni fa, il 27 agosto, abbiamo celebrato la memoria. La memoria liturgica di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, considerata modello e patrona delle madri cristiane. Di lei molte notizie ci vengono fornite dal figlio nel libro autobiografico Le Confessioni, capolavoro tra i più letti di tutti i tempi. Qui apprendiamo che Sant'Agostino beve il nome di Gesù con il latte materno e fu educato dalla madre nella religione cristiana, i cui principi gli rimarranno impressi anche negli anni di sbandamento spirituale e morale. Monica non smise mai di pregare per lui e per la sua conversione ed ebbe la consolazione di vederlo ritornare alla fede e ricevere il battesimo. Iddio esaudì le preghiere di questa santa mamma, alla quale il vescovo di Tagaste aveva detto: «È impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto». In verità, Sant'Agostino non solo si convertì, ma decise di abbracciare la vita monastica e, ritornato in Africa, fondò egli stesso una comunità di monaci. Commovente ed edificanti sono gli ultimi colloqui spirituali tra lui e la madre nella quiete di una casa di Ostia in attesa di imbarcarsi per l'Africa. Ormai Santa Monica era diventata per questo suo figlio più che madre, la sorgente del suo cristianesimo. Il suo unico desiderio era stato per anni la conversione del figlio, che ora vedeva orientato addirittura verso una vita di consacrazione al servizio di Dio. Poteva pertanto morire contenta. Ed effettivamente si spense il 27 agosto 387 a 56 anni, dopo aver chiesto ai figli di non darsi pena per la sua sepoltura, ma di ricordarsi di lei dovunque si trovassero all'altare del Signore. Sant'Agostino ripeteva che la sua madre lo aveva generato 2 volte. La storia del cristianesimo è costellata di innumerevoli esempi di genitori santi e di autentiche famiglie cristiane che hanno accompagnato la vita di generosi sacerdoti e pastori della Chiesa. Si pensa ai santi Basilio Manio e Gregorio Nazianzeno, entrambi appartenenti a famiglie di santi. Pensiamo vicinissimo a noi ai coniugi Luce Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, vissuti tra la fine del XIX secolo e la metà del Novecento, beatificate dal mio venerato predecessore Giovanni Paolo II nell'ottobre del 2001, in coincidenza con i 20 anni dell'esortazione apostolica Familiaris Consortio. Questo documento, oltre ad illustrare il valore del matrimonio e i compiti della famiglia, sollecita gli sposi a un particolare impegno nel cammino di santità che, attingendo grazia e forza dal sacramento del matrimonio, li accompagna lungo tutta la loro esistenza. Quando i coniugi si dedicano generosamente all'educazione dei figli, guidandoli, orientandoli alla scoperta del disegno dell'amore di Dio, preparano quel fertile terreno spirituale dove scaturiscono e maturano le vocazioni sacerdotale e alla vita consacrata. Si vela così quanti siano intimamente legati e si illuminano a vicenda il matrimonio e la verginità, a partire dal loro comune radicamento nell'amore sponsale di Cristo. Cari fratelli e sorelle, in quest'anno sacerdotale preghiamo perché, per intercessione del Santo Curato d'Ars, le
le famiglie cristiane divengano piccole chiese in cui tutte le vocazioni e tutti i carismi donati dallo Spirito Santo possono essere accolti e valorizzati. Ci ottenga questa grazia la Santa Vergine che ora invochiamo. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Via di secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Digni diciamo commissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux repetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, martedì prossimo, 1° settembre, si celebrerà in Italia la giornata per la salvaguardia del creato. È un appuntamento significativo, di rilievo anche ecumenico, che quest'anno ha come tema l'importanza dell'aria, elemento indispensabile per la vita. Come ho fatto nell'udienza generale il mercoledì scorso, esorto tutti ad un maggiore impegno per la tutela del creato dono di Dio. In particolare, incoraggio i paesi industrializzati a cooperare responsabilmente per il futuro del pianeta e perché non siano le popolazioni più povere a pagare il maggior prezzo dei mutamenti climatici. J'accueille avec joie le pèlerins de langue française rassemblés pour la prière de l'Angélus. La liturgie de ce dimanche nous invite à écouter avec attention la parole de Dieu afin d'y rester fidèle en la mettant en pratique chaque jour. Elle est pour nous source de sagesse, de lumière, d'intelligence et de vie. Sachons donc prendre du temps pour accueillir cette parole et pour la méditer afin qu'elle puisse s'enraciner au plus profond de notre vie quotidienne. Alors, notre existence portera du fruit
exprimer l'amour de Dieu pour tout homme. Que le Seigneur vous accompagne chaque jour de votre vie. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors. At this Angelus, including the first year seminarians from the Pontifical North American College. May your time here in Castel Gandolfo and in Rome deepen your integral understanding of our faith and strengthen you the desire to be consistent in word and deed, following the heart and mind of our Lord. Upon each of you present and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Mit Freude heiße ich die deutschsprachigen Gäste hier in Castel Gandolfo willkommen. Im heutigen Evangelium hören wir, nicht die äußeren Vorschriften machen den Menschen gut. Das Gute muss aus dem Innern, der Mitte des Herzens, des Seins kommen. Aber das Innere des Menschen, sein Herz, ist selbst auf Suche nach einer Mitte, in der es Halt, Orientierung und Liebe finden kann. Diese Mitte ist Gottes Wort, das Wort der Wahrheit, das uns ins Dasein gerufen hat und unser Leben zur Vollendung führen will. Bitten wir den Herrn, dass er in unser Herz die Liebe zu seinem Namen, zu ihm selbst einpflanze, auf das in uns wachse, was gut und heilig ist. Euch alle wünsche einen gesegneten Sonntag und eine erholsame Ferienzeit. Srdečno pozdravljam putnikov zo Slovenska, osobitne stvarnosti Belgijev. Bratia a sestri, prajem vam požehnani pobit vo večnom meste, kde vidali hrdinske svedectvo Kristovi toliki mučenici. S laskou všech nám vás a aj vaše rodiny. Pochvalený bude Ježiš Kristus. Srdečne pozdravujem Polákov. Skromaconih na modlitvi Anju Pansky, v minionim tegodnju opročili šme spomnjenje šventih Monikije sina Augustena, torega na vrucenje ve prošiva v trfavu modlitvo. Njih je postava pripomina ročicom o ištegulne roli v vehovanju čeči i v formovanju vjenči s Bogem. Vam všichkim a zvlášťa ročicom, vychovavcom i učinjom na ropočina Jance, Šeň, Nové rok školne, srdca bogozvavim. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. En especial a los fieles de la diócesis de Tortosa. En el Evangelio proclamado este domingo, vemos cómo la gente, asombrada ante las palabras y los hechos de Jesús, decía de él, todo lo ha hecho bien.
Pidamos por intercesión de la Virgen María poder gozar igualmente de una experiencia viva y real del ministerio y de la persona de Cristo, que nos colma de su amor y su vida a través de la liturgia, la palabra divina y la oración. Muchas gracias y feliz domingo. E saluto infine i pellegrini di lingua italiana. Grazie. In particolare i cresimandi di Boccaleone presso Bergamo. E quelli della diocesi di Vicenza con il... con i loro... Grazie. E naturalmente anche i loro genitori e catechisti, come pure i giovani di tutto di Scandicci. I fedeli della parrocchia di Santa Lucia alla Sala in Firenze. E Mandello di Lario, i ragazzi di Grasoppio. E le catechiste di Fossa Lunga. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie per la presenza. Buona domenica.